In questo momento, a Monza, in Italia, in Europa, c'è un confronto culturale, politico, delicatissimo. Se è vero come è vero che anche in Francia ci si è spaccati fra un'area riformista e un'area conservatore, dando poi spazio ad un'antipolitica di emergere. Innanzitutto una premessa. Qual è l'antipolitica e chi dobbiamo accusare di antipolitica? Ecco. L'ultima persona che dobbiamo accusare di antipolitica è Grillo. Non c'entra niente Grillo. Non è Grillo che rovina il paese. Non è Grillo. È la politica che in questi anni è entrata nelle istituzioni e si è fatta le leggi ad persona, è entrato nel comune di Monza e ha cercato di farsi gli affari propri, è entrato nei campi del potere e ha approfittato. A me preoccupa, lo dico anche al mio amico Vendola, a me preoccupa non l'effetto, la causa. Se i cittadini in Francia sono andati a votare il 19% alle penne, io mi devo preoccupare del perché ci sono tanti cittadini che non ne vogliono più sentire parlare di politica. Se qui c'è il più grande partito, che è quello dell'astensionismo, noi non possiamo dire, come ha detto anche Monti, se non ci capiscono ce ne andiamo a casa, come se il paese è immaturo. È la classe politica che non fa il suo dovere. Allora, stabilito questo concetto, per me la vera antipolitica è chi utilizza la politica non per fare politica, non per il servizio dei cittadini, ma per farsi gli affari propri. Stabilito questo, allora, il referendum che abbiamo fatto noi per l'acqua, per il nucleare, per la legge elettorale, sono referendum dove abbiamo fatto la massima espressione della politica. Il referendum che stiamo promuovendo per l'approvazione e finanziamento dei partiti serve per rispondere a una volontà dei cittadini. Questa non è antipolitica, non è demagogia. Allora tu dici, allora perché non avete fatto, diciamo così, una coalizione tutt'uno con Grillo, l'avete fatto con la foto di base? Perché nel rispetto che abbiamo verso coloro che hanno deciso di andare da soli o di far cadere, diciamo così, tutta la casa, noi ci vogliamo occupare di una cosa diversa, ci vogliamo occupare di ricostruire la cosa. Ecco la differenza. Quindi non è un atto contro l'antipolitica, perché per antipolitico non intendo la rivolta dei cittadini. I cittadini fra poco prendono i forconi, lo ripeto, ma non perché sono impazziti, perché non ne possono più, tanto che si stanno già ammazzando uno al giorno. Allora